When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. La vasca è pronta? Già. Non sarei nervosa. Ma no, stavo pensando, Mitchell. Questo dopo 13 anni sarà il primo Natale che Paul e io non passeremo insieme. Sarebbe tutto più facile se non mi amassi così tanto, ma Dio, quanto mi ama. Se ti ama così tanto, perché non rimani con lui? Sei geloso? Certo che sono geloso, non sopporto l'idea che qualcun altro ti tocchi all'infuori di me. Lo sai che io sono un dentista. Potrei avere qualsiasi donna al mio posto. Io ho scelto te. Oh, Mitch. Sai quella volta che Paul è venuto in studio da me per mettere quel ponte? Non l'avevo mai detto a nessuno. Io l'ho messo di 3 misure più grande per farlo soffrire. Bella, ripassiamo il piano. Primo, tu apri la porta. Secondo, io dico entra Paul e non fare domande. Terzo, io lo colpisco la testa con una lampada. Quarto, gli do un colpo di karate alla nuca. Quinto, lo colpisco la testa con una sedia. Sesto, gli caccio un fazzoletto in bocca perché non gridi. Settimo, gli faccio un'iniezione alle gambe e lui cade per terra. Otto, lo trasciniamo nel bagno. Nove, lo ficchiamo nella vasca e gli teniamo la testa sott'acqua finché basta. Ma che aspetta? È in ritardo, deve arrivare qua alle 6. Vabbè, sai, quando si vendono macchine usate puoi passare un pomeriggio promettendo la luna ad un cliente. Lui crede di venire qui per fare un grosso affare di auto rubate. Io lo amavo. Forse lo amavo più di quanto lui amasse me. Beh, la prima volta che siete venuti in studio da me pensavo che foste la coppia più felice del mondo. Quando conobbi Paul Miller ero giovane, stupido. Ero un genio. Ma poi cominciai a leggere, dapprima i giornali, poi le riviste, e improvvisamente, da un momento all'altro, i libri. A poco ci fu un superamento. Lui andava a destra, io a sinistra, lui entrava, io uscivo. Io salivo e lui scendeva, io accelleravo e lui... Infatti. Ah, devo dire che mi ha dato tutto. Casa, mobiliario, vestiti, argenteria. Vuoi sapere quanti orologi ho? 5. Ho 5 orologi. 5 orologi? Nessuno ha bisogno di 5 orologi. Ah, no, naturalmente. Ah, certo, all'inizio ero felice con lui. Non avevo conosciuto che lui non mi era ancora svegliata come essa. Ma poi, incongruente. E da Brooklyn, diventai. Ma certo. Farfalla. E da Brooklyn, diventai farfalla. Baciami. Zapata? Un momento, por favor. Gli ho detto che sono messicano. Michel, abbiamo davvero diritto di togliere la vita a un'altra persona? Certo che no, per questo si chiama omicidio. Sono così confuso. Senti, se ti fa stare meglio, possiamo provare a parlarci. Magari ti concede il divorzio e noi non vogliamo... Ok, ma secondo me quel poveretto mi ama troppo. Noi ci proviamo, se dice di no, saremo obbligati e non ci sentiremo in colpa. Un momento, por favor! Che dici? Proviamoci, ma non ci sperare. Allora, ti amo. Mitchell, ti amo. Sì. Allora, cosa ci fai tu qui? Io devo incontrarmi con il signor Zapata. Entra, Paul, e non fare domande. Salve, Paul. Come vanno gli affari? Dottor Lowell, ma che succede? Dov'è il signor Zapata? Sono io il signor Zapata. Dammi il cappotto, il dottor Lowell ha qualcosa da dirti. Avanti, tesoro. Tesoro? Ma chi chiama tesoro un dentista? Dunque, in breve, io amo sua moglie ama me, siamo tutti adulti, queste cose succedono, quindi niente, non so cos'altro dire. Allora la storia delle macchine rubate era solo una balla. Paul, io voglio divorziare. Divorziare? Che dice Paul? Un bel taglionetto, facciamo fare tutti gli avvocati, noi non siamo amici come prima e da oggi avrà il 50% di sconto sulle prove. Divorziare io non capisco, Arlene, appena ieri notte in un'ora settimana e mezza. Ho pensato che per lui era l'ultima volta. Tu sei innamorato del dentista? Ho paura di sì. Innamorato di uno che mi ha fatto una strage in bocca, ancora più mi fa male quel dente che mi ha messo, ma gioco per dente. Vabbè, lei non mi parli. Vuole vedere. Ma che vogliamo discutere di orari? No, io non capisco. Io adoro questa donna, la tratto come una dea. Tutto quello che vuole se lo do. E sa che l'ho comprato? 5 orologi. Tutte le comprerei. Arlene, nominami una cosa che vuoi e che non hai. La felicità. Vabbè, adesso non deve essere in particolare. Ho mai mancato qualcosa? No, non è così semplice. Tramortito, sono letteralmente tramortito. Vuol dire che non si è mai accorto di niente.
Cioè, sua moglie va dal dentista 5 o 6 volte la settimana, a volte anche di domenica. Torna a casa all'alba con gli occhi cerchiati fino alle ginocchia e lei non si accorge di niente. Dai, su. Avevo fiducia in lei. Mettici un aperto sull'armadio. Sai che tutto il tuo guardaroba è grigio? Apri l'armadio di luce, c'è colore, c'è vita, ci sono i rossi, i verdi, i gialli. C'è il principe di Galles, le lili e i quadrettoni. C'è l'avventura nell'armadio di Mitchell. Sì, diciamo che ho calzoni lunghi e calzoni corti, con svolto, senza risvolto, jeans, simil jeans, scampanati, a tubo, e poi ho pantaloni di mattina e mezza mattina, pomeriggio, mezzo pomeriggio, sera e mezza sera, e la notte non è morto. Le conosco di vino, ti spezza nel cuore, avanti, prendi il cappotto. Noi ci abbiamo provato. Paul, quello che succederà da questo momento lo avrei voluto. Ma di che stai parlando? Noi ti uccidiamo, Paul. Ma lei prende il cappotto. Diciamo sul serio, Paul. Noi ti uccidiamo. Voi volete uccidere me? Voi due dilettanti volete uccidermi? Paul, non sta mica scherzando. Ma credete sia facile uccidere la gente così, portargli via la vita? La gente come noi non va in giro a uccidere il prossimo. Vabbè, volete uccidermi? Fate pure, che cosa volete che faccia? Che mi metta sulla sedia così poi voi mi legate? Beh, non avevamo pensato proprio così, però. No, per niente. E grazie comunque del suggerimento. Non ucciderlo finché non torno. Prego. Non credo che ci riuscirete, non credo ne avete il fegato. Se non avete, avanti. Ma se non avete, a lei viene via con me e si cambia dentista. Un affare così poteva proporlo giusto un venditore di auto usate. Ma lei ci sta? Ci sto. Seduto. Sa qual è il problema di mia moglie? Sono quelle maledette riviste che legge. La confondono, fanno passare il sesso per divertimento. Invece, Dipenderà dall'età. No. Quando le donne iniziano a sfiorire, è dura per loro quando superano i 30. A lei l'ha superato i 30? Abbondantemente, non gliel'aveva detto. No, non me l'aveva detto. Perfetto. Ciao bambino, ci vogliamo divertire? Ah, Kittila tu, così mi sono registrata questa mano, in modo che quando troveranno il tuo cadavere lo collegheranno a questa ragazza. Sei un sexy con questa parrucca. È da onorare la prostituta. Bene, quella devo essere. Ma associeresti la mia morte ad una prostituta? È l'omicidio perfetto. Tu sei venuto qui in questo albergo per incontrare Kittila tu. Avete fatto le porcherie nella vasca e poi hai battuto la testa nel bordo e sei affogato. E come ho fatto le porcherie nella vasca? Ha legato la sedia. Oh, cresci, Paul. Tu non hai idea delle posizioni. Non capirai mai. Il fatto è che io ti ho superata, sono maturata, sono sbocciata. Ecco, a tal proposito, Paul mi ha detto che hai superato abbondantemente i 30. Paul, molto, molto carino. L'età cosa vuoi che sia, non ci fa tutto caso nessuno, dai. Hai l'età che ti senti? E io mi sento una sposina novella, ho voglia di muovermi, ho voglia di fare. Sono irrequieta, sono irrefrenabile, ho voglia di dipingere, ho voglia di prendere lezioni di danza classica, ho voglia di fare il giro del mondo. Dottore, hai un'idea di quanto ti costerà? Sono stata troppi anni lì, seduta ad aspettare che succedesse qualcosa. Intanto il tempo passava. Allora, guarda la mia tasca destra. Perché? Guarda cosa ti costa. Oh, Paul, non dovevi? Io non ci ho preso niente per Natale. Stai pensando che... Non ho avuto il tempo di fare il bigliettino. Un altro orologio. Mi ha comprato un altro orologio. Quella cos'è? Nuovo carina. Ti facciamo due iniezioni sopra, due iniezioni sotto, tu cadi a terra come un cocco e ti rotoliamo una. E per l'assicurazione, vero? Oh, Paul, Mitchell non ha bisogno dei tuoi soldi. Aiutami a ricordare una cosa. Volete la mia opinione su tutta questa storia? Sì. Aiuto! Oh, sì, fermati! Aiuto! Cosa ti ha fatto? Va bene, lasciamo stare l'iniezione e facciamo la finta. Ti spiacerebbe se prima gli dicessi addio? Va bene, ma sbrigati. Sai, Paul, ci sono cose nella vita molto difficili da giustificare. Tu non sei stato un cattivo
marito, anzi, scommetto che molte donne avrebbero preso volentieri il mio posto. Se solo non fossi tanto possessivo, se solo non fossi tanto innamorato di me, se solo mi concedessi il divorzio, ecco, che ne dici? Ma niente, è pronto, avanti. Ne mettiamo pure il caldo, lo so, mi sembra un po' freddina. Ma che importa, tanto tra poco ti odio fare... Sei bene? Credo di sì. È morto? Credo di sì, da sul blu astro. Che dici, andiamo? Guidi tu? No, è meglio che vedi tu, ho una chiappa di cataressi. Domani andiamo da un consulente matrimoniale. Mai se conoscessi Malcolm the Way. Ti giuro, Arlene, già dal primo mese riesco a afferrare il senso della vita. Deve essere così vivificante. Sì, lui condensa tutta la filosofia in due parole. Prima, io, se vai bene per te, vai bene per tutti. Chi è veramente sarebbe egoista non si toglierebbe mai la vita. Dai, ripeti con me. Chi è veramente sarebbe egoista non si toglierebbe mai la vita. Chi è veramente sarebbe egoista non si toglierebbe mai la vita. La settimana prossima faremo consapevolezza fisica. Comincia a parlare con le parti del tuo corpo, è fantastico perché sono. Salve mano, ciao gomito, come va ginocchio? Affascinante! Sì, adesso sono un altro uomo, ho perfino smesso di bere. Ma non sapevo avessi cominciato. Per un po' sono andato avanti una cassa di birra al giorno per dimenticarti. Ma come hai fatto a non ingrassare? Mi ha tolto le patate. Ma tu adorabile, le patate. Ma aiutano a dimenticare. Allora è finita, fratello dentista? Non ti ho detto tutto. C'è un'altra donna.
un'altra donna. Ma perché la gente non si contenta di quello che ha? Ma d'altronde un uomo che fa un mese un consulto di una vocalina. È stato orribile. L'altro giorno ero uscita per lo shopping e ho pensato di fargli un'improvvisata allo studio. Sì. Sono entrata, non c'era nessuno, silenzio assoluto. Sì. Così in punta dei piedi sono andata alla sua porta, l'ho aperta ed ero lì, sulla poltrona. Sulla poltrona? Lui e la sua assistente. Judy! Prendiamo il giudice che sei solo la pulizia dei denti. Ti ha rovinato la vita, pur per non parlare della tua. Ma concupita, ma se no, ma fatti innamorare con l'inganno. Ho tradito te come paziente e me come amante. Non c'è più l'andare, non c'è più ragione. Che schifo di uomo è questo? Lui non uccide, ma giusto non devi uccidere. E lui che dovrebbe morire. La gente come lui va distrutta, io la ammazzo, lo strozzo. Lui lo riduco a brandere, lo fico nell'olio bollente. Non c'è tempo per fargli tante cose. Ecco la pistola. Allora, che me ne faccio io? Lo ucciderai, Paul. Io devo uccidere il dentista. Ma dov'è che c'è la pistola? E sai come usarla? E certo, che ci vuole? Prendi la mira, premi il grilletto e la notte dormi in cella. Dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Lo odio. Volevo che trovassi il mio cadavere, volevo rovinargli la giornata. Sarà qui a momenti. Parlen! Deve essere lui. Parlen, non farlo! Avanti, apri e gli sparo per legittima difesa. No. Tu ti nascondi nell'armadio, io lo porto sul letto, quando cominciamo a fare l'amore, tu esci fuori dall'armadio e gli spari. Armani! Ma non potrei sparargli prima che cominciasse a fare l'amore? No, voglio umiliarlo come lui ha umiliato me. Apri, Armani! Ma te lo muori divertendosi? Ti amo! Armani, apri! Armani, ti prego, fa... Oh, Arlene, sono arrivato in tempo, Arlene! Oh, grazie a Dio! Arlene, ho fatto una cosa terribile! Arlene, questi giorni senza te sono stati terribili! Arlene! Sono stati peggiori per me, Mitchell. Veramente sono stati peggiori per Judy e all'ospedale. Oh, mamma mia! Perché? Beh, quando tu sei fuggita dallo studio urlando, io sono saltato giù dalla poltrona. Ho schiacciato un pulsante inavvertitamente, la poltrona si è chiusa libero e a me è povera Judy, dovrei mandarle dei fiori. Già, anch'io. Ti ho portato questa, la tua preferita. Mitchell. Dammi uno dei tuoi famosi baci. Se è quello che vuoi. Io? Tanto di cappello. Venendo qui non sapevo che cosa trovare. Pensavo che se tu fossi stata ancora viva avrei trovato strepiti, urla, tragedie. Non è nel mio stile. E invece hai trasformato questa cosa in una cosa bella. Ma perché ci siamo trovati qui? Qua non volevamo ammazzare il beccamorto. Il beccamorto è qui, colpa! Sì! Ma non sei venuto al mio discorso al solito controllo? Spara, Paul! Ma che dici? Spara, spara! Levati, non no, no, aspetta. Protesi gratis per me! Ma che aspetta, sparagli? Ho detto dopo. Aspetta, c'è un modo migliore per sbalanzarsi di me. E cioè? Il suicidio. Perché vuoi ucciderti? Il tuo suicidio. Bravo, bella idea, ma io non ci avevo pensato. Ma io non voglio suicidarmi. Ho uno studio ben avviato, non ho problemi di parcheggio, ho appena iniziato le lezioni di golf e poi ho ancora tutti i capelli. Avanti, sei assolutamente avanzato. Aspetta, Paul, manca ancora una cosa. Che cosa? La lettera di suicidio. Giusto. Arne, prendi carta e penna. E tu, sì. Allora, da dove possiamo cominciare? A chi può interessare? Giusto, a chi può interessare? Allora, rifacciamo di nuovo così insieme. Sì, però, ecco. Io, Mitchell Lowe. Lowe? Sano di mente. Mente? Ho deciso di... Uccidermi. Oh, è fantastico, è questo. Sì, sì, continuiamo. No, è fantastico. La vita è crudele. Crudele. E anche il governo non è che mi entusiasmi.
strada. Vabbè, ora più, ma Mitchell Love è meglio di Cristo. Ci sta solo meglio. E te lo meriti. Allora, dottor Love, che ne pensi? Che cosa ne penso? Ecco, che cosa ne penso? Arlene, io ti amo, ti ho sempre amato dal primo momento che ci siamo visti, ti ho amato tutte le volte che ci siamo visti di nascosto come amanti. Arlene, io ti amo, ho sempre pensato che tutti i momenti che stavamo insieme fossero stati speciali, io ti ho sempre amato. Se solo potessi crederti. Ma come, non mi credi? Scusa, Paul, pensi che io dica delle bugie? Secondo me lo dico. Vuoi che non urli al mondo? Sì. E vabbè, lo urlerò al mondo. Mondo, io amo la signora Miller! Oh, l'hai sentito? Dice sul serio? Non so tu, ma io non me la sento, mi sento piccola piccola, me la sento un po' meno di uccidere. A lei decidi, o lui o me. Io ti amo, Arlene, io ti amo, ti amo. Se non ti tradirò mai più, anzi, sai cosa faccio? Domani mi centro giù. Sì, beh, adesso non esagerare. E beh, tanto vale, aveva cominciato a parlare di aumenti. Ti amo, ti amo, ti amo. Dici che là, rivediamo ora. O ti butti o non ammazzo. Paul, stai superando i limiti del buon gusto. Ma sei impazzito. Uno, aspetta, va bene, non farlo ogni punto. No, Mitchell, no! Due, ho capito, aspetta, che fretta hai! Prima tocchi il suolo, prima io e Arlene potremo ricominciare il nostro matrimonio. Buttati! E va bene, aspetta un momento. Vorrei soltanto un'ultima cosa da te, Arlene. Certo, qualunque cosa. Uno dei tuoi famosissimi baci. Posso, Paul? Ma tu non baci nessuno, niente baci, buttati! Ma andiamo, Paul, la verità, un bacio innocente all'uomo che sapeva morire. Non ancora avessi chiesto una copula. Salta! E va bene, e va bene. Ciao, Arlene. Salta! Addio, giorni felici. Salta! Aspetta. Salta! Ma l'ha fatto. Perché lo facesse? Perché l'ha fatto? Insomma, ti decido no! C'è un cornicione! Ma certo che c'è un cornicione! Fare il pagliaccio e salto! No! Ho detto salto! No! Lo butto giù con le mie mani! No! Paul! Attenti! Il fuoco! Il fuoco! Adoro il fuoco! Adoro il 4 luglio! È una festa meravigliosa! Mi fa tornare quando ero bambino! Non ho saputo cosa fosse un uomo fino a 12 anni! Ora ne ho quasi 40 e ci sono due uomini su un cornicione che rischiano la vita per me. Ma quale scelgo? Quale preferisco? Quale amo eternamente e quale distruggo? Sono così confusa. Bisogna che me ne vada. Ma perché è così difficile per noi intellettuali? Oh, io ti amo, fallimento! Oddio, è stato terribile, ho fatto tutto il giro dall'edificio. Però, gli affari vanno bene, tutte le stanze erano occupate. Arlene, dove sei? Tornavo, ti prendo! Oddio, ho visto la morte in faccia, mi ha fatto l'occhio. Arlene, tornavo! Ciao, Mano. Come va, Domenico? When he dances down the street with a cloud at your feet, you're in love. Siamo? Ho quasi finito, la prossima volta ricordati di portare due martelli. Se siamo bravi non ci sarà un'altra volta. Sai che questa è la prima fine dell'anno che lo passo senza una donna. Io odio la fine dell'anno. Non mi è mai piaciuto lo smoking, mi fa sembrare un cameriere. Questa sera era domingo. Nessuno sospetterà di quello che stiamo per fare e poi ci disperderemo nella folla. Anch'io ero uno così, non so quanti anni fa. Ma cosa che non va?
No, niente, su te fa la sua figura. Mi sono sposato con questo smoking, guarda, ancora il viso in tasca. Se solo potessi non pensarci. Se solo potessi non pensare ad Arlene, mai pensavo mi lasciasse. È il suo sport a lasciare la gente. Oh, sì, io ho cambiato tutta la mia vita per lei. Ho fatto di tutto, ma certo, a parte questo episodio con Giulia, avevo chiuso con tutte le altre. Io avevo chiuso con le patate. Sai che prima di incontrare lei non avevo complessi. E invece adesso faccio terapia di gruppo 5 sere alla settimana. Il sabato e la domenica mi sento perduto. Però, che donna, che femmina. Che stronza! Secondo te questa cosa reggerà? Non importa, lo useremo una volta sola. Hai preso la corda? Sì, hai messo che... Sai che il mio studio sta andando a rotoli? Due settimane fa dovevo prendere l'impronta a una delle mie ultime pazienti. È soltanto che non ci ho cimentato il gengive superiore a quello inferiore. Quante corde hai preso? Quanto ne basta. E invece l'altro ieri ho devitalizzato un dente a un vecchietto che aveva la dentiera. E cosa gli hai detto che la volevi? Per scalare una montagna. Ma non ci sono montagne qui. L'ho preso la corda o no? Ieri sai cosa è successo? Ho mandato giù per la gola di una mia paziente un'otturazione d'oro. $140 buttati nel cesso. Qui c'è ma sarebbe almeno una ventina di metri. E mica potevo chiedere un metro e mezzo, si sarebbero insospettiti, no? Quanto ti è costato? $12.50, mi devi $6.25. Io ti do solo $2, adesso lo riprendi quando porti la corda al negozio. Non posso portarlo in negozio, è la liquidazione. Hai comprato una corda in liquidazione? Eh sì, era di seconda scelta, un difetto. Pensa qui da un momento all'altro, e io devo cercare il difetto, com'è che pensi? Non lo so, era talmente una persona che non avevo chiesto. Senti, sai quanto ci costa indicare la corda? Tra corda, legno, chiodi e camera d'albergo più di $100. Credi a me, è un affare. Avremmo risparmiato picchiando la quinta in armadio. Avrei toccato con i piedi per terra. Ma va, bastava mettere il collo attaccato al bastone e le cammine qui alle stampelle. Oh, qui si tratta di impiccare mia moglie, non di fare una porchetta arrosto. Questo è il sistema migliore. Vuoi che il cappio lo faccia io? No, lo faccio io, sono sempre il marito. Comunque è colpa tua, la responsabilità è tutta tua se Arlene ce l'ha lasciata, perché se tu non l'avessi costretta a iscriversi a questo corso di autorealizzazione, non si sarebbe accorta che non ci voleva nessuno di due. Di tutte che potevano finire con lei proprio quel buon a nulla del mio insegnante Malcolm DeWay. Malcolm DeWay S.P.A. Sì, adesso è una grande azienda. Però devi ammettere che hai avuto una grande idea. Promettere alle persone in un mese il senso della vita, quel bastardo a fidare in tutti gli sterzi. Ho scoperto che il fatto lavorava per noi quando ho letto che per la campagna promozione social era la fine anno in questo albergo. Di sotto nelle ore ci saranno almeno 1000 persone. Sì, 900 sono donne. Ma perché tutte le donne che poteva avere proprio la nostra scelta? È un incubo. Secondo te ci cascherà il biglietto? Ma scherzi! Arlene è una romantica. Quando leggerà il biglietto falsificato e troverà la chiave di questa camera, crederà che di due e volerà su in un albero. Che donna, che femmina, che stronza appunto. Che cacchio hai fatto? Me l'hai rovinato. Ma che rovinato? Si è sciolto da solo. Sarebbe la stessa cosa quando le mettavo intorno al collo di Arlene. Ci penso io, dai. Cosa non ho fatto per quella donna? Sapevo di non avere stile. Sapevo di non avere classe. Lo sapevo perché me lo diceva lei. Ma così ho fatto un salto di forza. Creativo, blocco psicologico, ceramica creativa con i piedi. Ho fatto persino un corso di lettura rapida, è tutto per cosa? Per cosa? Ho letto Guerre e Pace in un'ora e 10 minuti. Guarda come si va bene? Ah, perfetto, le scalate lentissime. Vabbè, gli indizi li hai portati? Sì, sono qui nella borsa. Il mantello di Malcolm DeWay. Il cilindro di Malcolm DeWay. Con queste cose lo metteranno dentro la vita, quel ciabattano. E quello di cilindro. La sciarpa di seta bianca di Malcolm DeWay. Paul, sei il più grande ladro della città. Grazie. Me lo dicono anche molti clienti. O anche questo. Un rossetto. Il rossetto di Arlene. Quando lo trovano sulla sciarpa. Sei astuto, Paul. Dai. Mettiti il rossetto e bacia la sciarpa.
Detto, mettiti il rossetto e bacio la sciarpa. Fammi mettere a lei il rossetto. Ho studiato le tue labbra, Mice, somigliano molto alle sue. Dai, mettiti il rossetto e bacio la sciarpa. Ma non è suggestione di mettermi il rossetto. Io ho due regole nella vita, niente rossetto e niente sul posto. Mettiti il rossetto e non esasperarti. Mettitelo tu il rossetto. Mettiti il rossetto e mando tutto a me. Vabbè, ma che non esca da qui. Ah, una O perfetta. Ah, facciamo tante belle cose insieme, dovremmo provare. Sì. Devo dire che di tutti i domicili che abbiamo studiato in questo momento, questo è il migliore. E perché non c'è Arlena a fare questa festa? Però c'è da dire una cosa su quello, Ha proprio bella roba. Svegli! Malcolm! Triccellino! Buon anno, Arlene! Paul! Ciao, Arlene! Mitchell! Avanti, che succede qui? Io qui devo trovare Malcolm DeWay! Brutte notizie, Arlene! Cominci l'anno mo! Credo mi si debba una spiegazione! Non ci sono scuse per quello che hai fatto a due poveri uomini che ti amavano disperatamente! Non ti scomodare, la chiave ce l'ho io. Oh. E non trovare neanche a gridare. Abbiamo dato martellate per ore e nessuno ha voluto protestare. Uno si lamenta. Ma non capisco, ero giù nella hall che aiutava a registrare i nuovi soci quando ho ricevuto un biglietto di Malcolm con una chiave e mi chiedeva di venire qui. Errore, il biglietto l'ho scritto Paul. Tu? Ma la calligrafia è la sua. Ci ho messo mesi a perfezionarsi. Sì, questo ci ha fatto tardare un po'. Volevamo ammazzarti il giorno di morti. Mitchell, ma ora metti il rossetto? Non è quello che pensi. Arlene, riconosci niente. Il mantello di Malcolm. Il cilindro di Malcolm. La sciarpa di seta bianca di Malcolm. Questa è l'altra. La riconosci? Sono le mie. Sbagliato. Che bene fate di questa roba? Semplice. A, ti impicchiamo. B, scarichiamo la porta sul Marco. C, per festeggiare apriamo quella bottiglia. Non la farete franca, Marco è sotto con mille testimoni, ha un alibi perfetto. Tutto calcolato. Non appena ti impicchiamo, telefoniamo giù e diciamo che nella 8 del nome c'è un tale che vuole investire grosso nella Malcolm S.P.A. Lui viene su quando la polizia lo trova con il tuo cadavere. Penseranno che sia stato dello sbattere dentro a vita e il suo alibi varrà meno della garanzia delle autorubate di Paul. Impicchiamo! No, no, ragazzi, non potete impiccare una donna innocente! Innocente? Tutti sul platico dicono così. E poi innocente è che una donna che va in albergo col suo marito! O col suo primo amante! Giusto! Ma perché? Perché con... perché il terzo uomo? Come hai potuto lasciare noi per uno di 25 anni milionari? Sì? No, per favore, grazie. Come va? È un po' stretto. Bene. Mi può passare per favore il signor Malcolm DeWay, è urgente. Qualche ultima parola prima che ti picchiamo? Non mi piccate? Ah! Mr. DeWay! Hello! Io sono il grande businessman di tutta l'America Latina. Malcolm, non stai entrando! Che pensa di allargare tutto il suo business in tutta l'America Latina? Stai parlando di camionato di dollaro? Ok, attendo a chi? La stanza 908. Adios. Impicchiamo. Sì. Impiccare me stanotte non fermerà l'ondata di meraviglioso egoismo che invaderà il paese. Una. Certo, vi sbarazzerete di me, ma credete che non ci sarà chi raccoglierà da terra la bandiera? Due. Non c'è corda che basti per fermare la valanga dell'autocommiserazione. Tre. Non si impegna un sogno. Addio, Arlè. Il disegno, trovate il disegno. Aspetto io. Arlè. Oddio, non mi ricordavo quanto fossi sexy. Oh, Mitchell, non mi ricordavo di quanto baciassi bene. Smettete, venite fuori da lì. La struggolo con le mie mani. Basta! Sono stufo di sapere dove sei, non ti sei, cosa fai! Basta! Io ti uccido! Senti, non hai fatto strage della mia vita, ma perché adesso sono pazzo?
ucciso te, senti di dopo. E dove ti avrò curato te? Uccido anche me! Io mi... Paul! Paul! Ma che succede? Secondo me è l'inferno! Sì. Che stai? Io chiamo un dottore! Che? Chiamo un dottore? Ma sono io un dottore! Apri la porta! Ma tu non sei un dottore, sei un dentista! Chiama un medico vero! Wow! Forse è solo un po' d'aria. Ho visto la morte in faccia. È la terza volta. Cosa hai mangiato a pranzo? Non è quello che ho mangiato, è come ho mangiato. Mangio troppo in fretta ultimamente. Sempre di corsa, programmandomi cibi. Ma perché dobbiamo rovinarci la vita così? Non ci siamo nati. Siamo tre persone orribili. Ah, è colpa mia, non sapevo quello che volevo. Vi ho confuso tutti e due, poverina. No, no, la colpa è mia. No, 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 la colpa è mia. Avrei dovuto mettermi in disparte e lasciarmi le ferite. No, 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 la colpa di tutto questo pasticcio è mia. No, no, la colpa è mia, non dovevo mettermi in mezzo la coppia, eh. La colpa è di tutti. Nessuno è colpevole quanto Malcolm DeWay. Giusto! Quando ho pensato di morire, ho capito quanto si sbaglia sul significato della vita. Bisogna preoccuparsi del prossimo. Ci ha fatto passare un anno di merda tutti e tre. Ciarlatano farabutto. È una minaccia per gente per bene come noi. Io comincio l'anno nuovo col piede giusto. Poi, torno con te. No, ti dai, allora. Sì, e io rimango fuori e sono soltanto la porta del giusto. Oh, ragazzi, è quasi mezzanotte. Questo, allora, tu accendi la televisione e tu apri questo. Ragazzi, è già passato un anno. Il prossimo sarà migliore. Sì. 5, 4, 3, 2, 1. Aspetta un attimo, c'è anche Bondano, no? Ma ti sei sentito?
Sì, questa volta sì, mi sono sentito. Ho proprio detto fuggiaglio. Bondano. Bondano. Che sta succedendo? Non lo so. Amore, sono tornato. È stata una giornata dura, però pensare di arrivare qua la sera a casa e di trovarti... Lui è qui. Giulia, lui è qui. Dopo quello che ti ha fatto il coraggio di tornare qui e tu non dici niente. Ma certo! Da quanto, Giulia? Da quanto è andato in casa mia di nascosto, eh? Io stupido, illuso, che credevo, che pensavo... Ma no, perché non è così, credimi. Giulia, Giulia non c'entra niente, Io gli ho accolto nella casa in cui ti ho donato tutto me stesso senza mai nulla chiederti in cambio. Nella casa in cui ti ho arato come non ho mai arato nessuno. Arato? Arato. E non lo so che dico. Perché mi hai arato come nessuno. E tu? Tu vuoi restare con un uomo che ti ama? Vieni, vieni. Possiamo costruirci una vita insieme e lontano da questo aspetto la madre. Tu, disgraziato, hai buttato Giulia nel dolore. Togliendolo ogni speranza. A te ha avuto soltanto il congelo erotismo. Ma che cazzo sto dicendo? Cosa stai dicendo? La tua stupida rete ti basta parlare. Volevo dire speranza e erotismo, ho detto. Speranza ed erotismo. Ma che ci sta succedendo? Siamo malati? Tutte e tre cose è un'epidemia. No, ma quale malato, Giulia? Non ti preoccupare, vieni con me. Attento un attimo, sto cercando di capirci qualcosa. Ma che cosa c'è da capire? Adesso noi pane e cuoco fra le giorni non ci pensiamo più. Fraliccione dovrebbe essere un roditore cieco o qualcosa del genere. C'è! Un momento! Fragile, bravola, fragole, brava! No, non c'è l'altro com'era? Fagli pupo! No, niente! La vispa teretta, teatra perfetta, cosa sorpresa, gentil farfalletta! Oh, oh mio Dio, sono diventata pazza! Calmati, no, no! Sarà colpa di questa casa stregata! Adesso... Non farlo prima che scada a farlo in fila però. Vaffanculo! Un momento, non è questo. Diciamo tutti delle cose insensate contro il nostro volere. Perciò? E non lo so, non capisco! Ah, ma la ci dico qua! Smettila, spaventi, Giulia! Non posso, è più forte di me! Tre ginette sul gol! Ma dai! Non l'avete ancora capito? No. Cosa? Voi non potete farci niente. Voi siete soltanto docili strumenti nelle mie mani. Sono io che vi faccio dire quello che mi va. Luca, tu? No, non lui, io. Luca, caro, non stai bene? Hai davanti il corpo di Luca, la voce di Luca, ma chi parla non è Luca, sono io. Io che vi faccio dire tutto quello che mi va, tutto. Babbuto, mammuto, figliuto, Schopenhauer, forza, Juve. Io sono dentro di lui e voi non potete farci niente. Abbiamo scaduto. Ma del retro Satana. Ma che Satana che è posseduto? Possibile che non l'abbiate ancora capito? Uno che vi fa dire quello che gli va. Ed è dentro di lui, secondo me chi è? Imbecilloni? Il suggeritore. Vi leggo, eh? Va bene, vi do un aiutino. Sono la mente che ha l'idea. Sono il genio che li crea. Faccio rima con fautore del tuo testo son. Son? Son? E dai! D'altronde se non faccio direi io. Un altro aiutino? Dai, fa rima con fautore, più facile di così! Pastore! Idrotermocommettore! L'autore! Per la miseria voi siete i personaggi, io sono l'autore! Stamattina volevo per forza scrivere qualcosa, ma quando vuoi per forza scrivere qualcosa non funziona mai. È venuta la storia che mi faceva cagare. L'uno, lei, l'altro. Ah, che depressione. E poi ho fatto il primo sbaglio. Affogarsi il diritto. Era buffo. E allora ho deciso di divertirmi un po' con voi e farvi dire delle gran troiate. Ma questo mio vicino ha paura. Non ti preoccupare, stai qua con me. Non ti può succedere niente. Oh, sei, toccami tu, cari. Come ti su di me so fare certi lavoretti, ti piacciono i miei semi? Vuoi gettarsi nella mischia anche il tuo amico? Vedo che ho un bel mazzapicchio. Torna, riprendi! È inutile, fai del male a lei, non a me. Ma
Perché te la prendi con lei? Sfogati con me, no, no, non mi va. Perché te l'ho detto, sono l'autore e faccio quello che mi va. Invece adesso mi va. Capricetti. È bello il potere, eh sì. Molto bello. Su il braccio destro, hop. Su la gamba sinistra, hop. E adesso giù, eccola. Miau. Miau. Va bene, basta così, fai pena. Oh mio Dio. Che cos'è stato? Che cosa ho detto? Niente, Giulia. Non ti preoccupare, sono nelle mani di un pazzo sarto, fieni, vieni tra le mie braccia. Ti appoggio lo stilatino dove te lo senti meglio. No, maledetto! Oddio, che cosa sto facendo? Che cosa sto facendo? Fatti vedere se hai il coraggio, figlio di puttana! Fatti vivo! Bene, vai, dai, un po' di coraggio, bastardo! Fatti vivo, fatti andare dalla mamma! Tu sei troppo imbecille per fare lo scrittore. E chi te l'ha messa in testa questa cosa? Quella scema di tua madre, scommetto. Ma che c'entro io se tuo figlio un cretino? Sarò un grande scrittore! Sarò un grande scrittore! Passarono gli anni e quel fanciullo incompreso divenne un drammaturgo di grande ingegno e intelligenza. Le strade della letteratura internazionale si spalancarono per lui, decretando un enorme successo. Mamma? Papà? Quegli anni sono diventato ricco e famoso. Ora credete al mio talento? Figlio mio, perdonaci, non potevamo pensare, non potevamo immaginare, non potevamo sapere. Siamo fieri di te. Tesorone di mamma, siamo stati proprio degli stupidi. Avevamo un genio in casa e non ce ne siamo accorti. Papino, bambina, vi perdono. Con quello che ho guadagnato come scrittore posso garantirvi una vecchiaia serena. Ora ditemi grazie. 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 No, in ginocchio. Grazie. Grazie. Prego. Va bene, adesso potete rilassarvi. Secondo me fa schifo, che ne pensate? No, non è vero, è bellissimo. No, era fatto male. Dai, lasciate stare i complimenti. Secondo me sarebbe stato molto meglio una bella storia violenta. Che dite? Funzionava molto di più. No, aspetta, ci perdi un momento. Però soprattutto se i due poi alla fine si uccidono, eh? Che dite? Un bel finale tragico e ce ne andiamo tutti a pranzo. No. Allora, mi sembra una soluzione narrativamente banale. Poi potrebbero esserci dei bambini in sala. Sì, forse sarebbe meglio una storia a lieto fine, che rassicura, con l'amore che trionfa. Che dice l'autore? Va bene! Ho capito, Giulia. Ciò che ha avuto un giorno non potrà più essere mio. Marco, per l'amor di Dio. No! Dovunque andassi nel mondo, ritroverei il tuo volto nel volto delle altre donne. No! Non permetterò che tu sciolga i capelli per un altro uomo. Ti porterò via con me, Giulia. Per sempre. No, Giulia, col tempo mi avresti amato, Giulia, eri un fiore delicato, e io t'avrei aspettato anche per tutta l'eternità. Ora quel fiore è deciso, e il giardino è spoglio, e a me non resta che pisciarmi sulle scarpe cantando la cucaraccia. No! Un po' di rispetto almeno adesso! Dove sei, autore? Dove...
consiglierei di scomparire da Casablanca per un po' di tempo. C'è una guarnigione della Francia libera a Brazzaville. Potrei facilitarti il passaggio lì. Vedi di transito. Ma guarda che io non rinuncio alla scommessa, tu mi devi 10.000 franchi. Va bene, quel denaro servirà per il nostro viaggio. Come anche tu? Lui, forse oggi noi ne occupiamo una bella vicina. Ma come fa? Qual è il segreto? Si tratta di cinema, ecco il segreto. Io non sarò mai come Alfred Bogart. Ciao. Ciao. Che c'è? Spero di non disturbarti. Hai qualcosa contro un attacco d'ansia? Mi ci vuole un tranquillante. E ci sono tutti, sono presi da una farmacia. Ho qualcosa che mi pulsa la bocca dello stomaco. Chi ti dice che è ansia? Chi ti dice che non si invece paura? Lo stomaco mi balla. Senza fatica a respirare. Un po'. Paura non so di cosa. Ho capito. E paura pure ansia? Panico omosessuale. Oh, allora, mi succede tutte le volte che Dick parte per un viaggio d'affari. È partito? Sì, è dovuto andare a Cleveland in aereo. L'ho aiutato a fare la valigia. L'ho accompagnato all'aeroporto e nella sala d'aspetto della United Airlines mi è venuto da vomitare. È un'ottima sala d'aspetto. Ci ho vomitato anch'io una volta. Non capisco cos'è che mi sconvolge così tanto. Il timore della separazione è un interessante fenomeno psicologico. Una volta da sposato dovetti partire per Washington e benché fossi io che partivo mi sentii male. Invece quando tornai diede di stomaco mia moglie. Mia Dalinda direbbe che mi sento in colpa perché voglio in realtà che se ne vada. Dai, non ti capisco, non ti manca niente. Sei intelligente. Ti fotografo bello toccarti, tu mi sai di essere bella. Leggi libri, ascolti Bach, sei felicemente sposato. Mi sai dire allora perché sei un ammasso di sintomi? E anche tu sei un mucchio di qualità. E anche tu sei un ammasso di sintomi. È una cosa mi sa che risale a quando sei ancora bambino. Voglio dire, tu ti vedi brutto e i tuoi genitori divorziano. E allora tu ti senti abbandonato. A te deve essere successa la stessa cosa. Io non ho mai divorziato. Per quanto io lo scongiurassi. Ma davvero credi che abbia un mucchio di qualità? Sul serio? E pensa che sono un ipercritico. È una specie di malattia. Io ho la tendenza a respingere prima di essere respinto. In questo modo risparmio un sacco di tempo e di soldi. Sei brutto. Non ho mai pensato di piacerti così tanto. Cioè quando sposai di Pico. Io credevo di non piacerti. Credevo mi considerassi uno svitato. Beh, ma non ti conoscevo ancora bene. Voglio dire, non eravamo mai stati un po' di tempo insieme. Dick ti descriveva come il primo ad aver visto Casablanca 12 volte in 2 settimane. E poi quando si usciva tutti e quattro insieme tu ti comportavi diversamente da adesso. Sai, ho la sensazione di averti conosciuto veramente solo queste ultime settimane. E sono giunta a una conclusione molto interessante. Sei decisamente uno svitato, ma sei una delle persone migliori che conosca. Sei gentile, poiché tu sei l'unica amica platonica, davvero che io abbia mai avuto. A me piace un rapporto platonico, è meno complicato. Non che io sia contraria alle relazioni di tipo maschio-femmina, sebbene la vita coniugale sia dura nel migliore dei casi. Di solito è un disastro. Lo so, di che io siamo dietro di continuo a rifare tra virgolette la verifica del nostro matrimonio. Davvero? Sul serio, specialmente quest'ultimo anno. Sai, lui è sempre più immerso nel suo lavoro e i miei interessi si sono diretti altrove. Cioè, non sono sempre stati altrove. Ci sono certe cose di cui entrambi abbiamo bisogno, ma che non riusciamo a darci a vicenda. Il matrimonio può essere un luogo molto solitario. Non tanto solitario come quello in cui mi trovo adesso io da quando non sono più sposato. Ma non è appuntamenti per stasera? Avevo un appuntamento, ma lei l'ha disdetto. Una festività polacca, non so quale. E allora perché non andiamo fuori a cena? E poi magari un cinema. Ho un'idea migliore, perché non ce ne andiamo in casa e poi ci guardiamo un film alla TV. E cos'hai in casa per cena? Un paio di bistecche surgelate e dello champagne. E che te ne fai dello champagne? Qualche ne aveva varare? Ho provato a cucinare qualcosa da me la settimana scorsa per far colpo su una ragazza. Ho provato a fare del manzo allo stroganoff nella mente la pressione. E come è riuscito? Non so, non ho ancora assaggiato, ancora più cicata al mondo. Torno subito, sarà ancora aperta qui da prendi all'angolo. Prenderò asparagi, insalata e qualcosa di dessert. Non amo cucinare, solo che non ho mai occasione di essere sempre così preso dal suo lavoro. E prendi anche delle candele. Amo molto cenare all'ombra di candela. Io cucino e tu stappi lo champagne, a parte che non sei io l'unica bello. Ne berrò un po' di coppa insieme a te, ma tu prometti che mi fichi a letto se mi mettessi a ballare nudo. È fantastico questo rapporto che c'è con Linda. Non la posso vedere depressa.
Sarà carino, intimo. Se vado in casa, accenderemo il caminetto. Creare un po' d'atmosfera. Adesso, adesso che colpiamo lo champagne. Le donne vanno pazze per lo champagne. Le fa girare la testa. Ma che diavolo stavo pensando? Una ginetta squisita alta, le bistecche erano sprecate, lo champagne era perfetto. Sono così contenta che si sia deciso di venire qui. Dentro di me lo sono, non posso più reprimere. Da principio pensavo che tu fossi soltanto un bambino confuso e insicuro, ma non ti conoscevo ancora veramente. Ora sono convinta che tu sei l'unico uomo che ho sempre sognato da amare. Poverina, quanto deve aver sofferto desiderando. Tesoro mio, ho bisogno di te, ho bisogno di possederti anima e corpo. Ma quale preferisci cominciare? Sono fatti l'uno per l'altro, se perdiamo questo cadere, ce ne pentiremo poi per tutta la vita. La ragione mi dice che è una follia, ma il cuore mi dice, non dar retta alla ragione, perché a tutti. Grazie. Io far l'amore col guanciale del mio migliore amico. Sicché finalmente ti sei innamorato di lei. Mi sono lasciato andare un momento. Oh, fidano, non devi sentirti in colpa. In colpa? Per che cosa? Due persone salutari che hanno un mucchio di cose in comune, c'erano insieme con tutta la nostra amicizia platonica. Non c'è nulla di platonico in quello che lei prova per te. Come fai a sapere? Cos'altro vuoi che ti salti addosso? Ma è la moglie del mio amico. Altro che se lo è. Gli dirà tutto a Dick e Dick ti squacerà anche una. Vedi, Linda ama te, non il marito. Non è il tipo romantico lui. Potrebbe esserlo se ci si mettesse. Non dargli ascolto. Non darei ascolto alla tua ex moglie. È venuto il mal di testa. Poi tu non divorziando mai, ma perché non me ne va mai bene una? Alan, devi farmi un favore. Mi sono innamorato di un'altra donna, sai? Lei è un'eschimese. Fuggiremo insieme in Alaska. Tu e Linda, lo so, vi siete sempre voluti bene. Sono sicuro che dopo la mia partenza ti prenderai cura di lei. Te ne sarò per sempre grato. Non dubitare. Come piace, lo so, ma le piace il comodo là, forse. Diamine tentarlo a nuoce, potrei farlo la maschera e ci rimetto. Che squisita cenetta, Alan. Ci metterà lo stesso. Lo champagne era perfetto. Notte Linda la terra tremata. Cosa? Linda, tesoro! Che vero destino! Allora, togli le mani di dosso, ma di così male! Linda, ti amo! Allora, sono una donna sposata! Aiutami, ti prego! Spegni tutto il caseggiato! Adesso non perde la testa, non sei una donna, se pensi dura come lei, si può servire di uno come te, ti pigli in giro da te stesso. Quando è andata a comprare la roba a quest'ora dovremmo aver già cenato tutti a casa. Forse è meglio che non bevi champagne. Oh, che diavolo! Se poi prendi un po' troppo la mano, puoi sempre chiamare la polizia. Quanto tempo sta fuori di qui, dice? Torna domani. E c'è un film di Gianluca Dalla al cinema Salto, potremmo andarci. Dai, ma di scherzare! Ti sta così bene qui! E poi fuori si è messa a piovere. Poi ora che ricordo, c'è quel film stupendo con Ida Lupino sul canale 4. Sai quello in cui lei è sposata e purtroppo si innamora del migliore amico del marito? Come finisce? Li uccide tutte e due e poi si uccide. Senti, usciamo! Voglio vedere quel film con Ida
da Rupino. È un soggetto affascinante. Tu credi sia possibile amare due persone contemporaneamente? Cosa vuol dire? Una moglie felicemente sposata d'un tratto si accorge di amare un altro uomo. Non che non ami più il marito, è solo che si ama anche un altro. Lo credi possibile questo? Possibilissimo. E magari succede molto spesso. L'amore è un fenomeno così strano. Su, coraggio, compi la tua mossa. Cosa? Avanti, prendi le bacia. Qualcosa che non va? Davanti, non vedi che lo vuole anche lei? Che non vado io. Ora vado a cucinare. Baciala, figliolo. Sì? Non posso. Baciala prima che cambi posizione. Non ci riesco. Avanti, figliolo. Torno subito. Non potevo, lei avrebbe frainteso. Ci è scappata. Prima l'hai fatto qui innocentemente e poi le salta addosso come un maniaco sessuale, un degenerato. Ti hai lasciato trascinare, figliolo. Sei troppo a pensarci su, fallo e basta. La nostra amicizia è la buona. Mica posso sciupare tutto saltandole addosso, mi prenderà c'è fuori. Questi guanti non li ceputi io, dice fuori. Sì, ma non hai gli occhiali che ti vengono accappallato dalla stanza. La deluderai, figlio. Eccoci qua. Comincia da questo. E l'hai detto sul giornale, è stata violentata un'altra donna nel quartiere di qui. Davvero? Io non ero dalle parti del quartiere ultimamente. Hanno coperto che fa? No, nessun indizio. Deve essere molto abile l'uomo. Bisogna essere un professionista per riuscire a violentare tante donne e farla fare. Se qualcuno cercasse di stuprarmi, io farei finta di starci. E poi sul più bello afferrerei un oggetto con un dente e gli spaccherei la testa. A meno che naturalmente non ci provassi gusto. Dicono che sia il desiderio segreto di ogni donna. Suppongo che dipenda da chi è il violentatore. Ma lasciamo stare questi argomenti. Ci sono poche probabilità che tu venga mai violentato. Già, con la fortuna che mi corre dietro. Sento così leggera. Lo champagne mi è andato dritto alla testa. Sto galleggiando. Avanti, baciala. Non può. È già accorta. Come lo sai? Non lo vedi, lo vuole anche lei, fidati di me. Ti prenderà c'è fuori, non lo sento. Baciala, non farti minchionare. Va bene, adesso ci provo. Però ci andrò piano. Se la prende male, farò tutto per spezzare. Spicciati. Speriamo che ci tenga. Pronto? Dick! Sì, 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 è qui! Sì, sì, ci sono anche due amici polacchi. Adesso mangio un boccone e poi usciamo. Ma non è neanche, vero? Parlano interrompendo. Ti costa caro. Ah, sì, te la passo. E per te, praticamente. Stai bene, sembri sconvolto. No, non mi ha fatto fare un sorpassato. Vieni a casa, vieni qui. Qui ci scappa un incidente internazionale. Salve, tu solo vedi che lo ama, ma perché ne figli in giro da me stesso? Vuoi rilassarti? Sei peggio di Elizabeth Scott prima che le spari in testa le faccia saltare le cervelle. Devi solo compiere la tua mossa, il resto viene da solo. Finito, sulle prime pagine di tutti i giornali. D'accordo, arrivederci, sta tranquillo. Dick mi è sembrato un po' giù. Temo che non stia andando tutto di Shaquille. Come mai non ti porta mai con sé quando va fuori da qualche parte? Ho paura di volare io. Beh, il mio analista pensa che sia una scusa. Lui comunque non me lo chiede mai di accompagnarlo. Chi lo sa, forse ha una doppia vita. Ti darebbe noia. Sì, certo. Anche se, non lo so, se non sapessi niente, forse no. Io lo so, lui ci resterebbe molto male se tu avessi un'avventura, anche un'avventuretta occasionale. Non credo di essere il tipo d'avventurette così. No, non le prendo alla leggera queste cose. Se dovessi invaghirmi di un altro uomo, dovrei sentire qualcosa di più serio e in quel caso il mio matrimonio verrebbe messo in forse. Stai tremando? Ho freddo. Ma non fa così freddo. Beh, non sono il tipo io, non credo che reggerei all'eccitazione che la cosa comporta. E non sono abbastanza affascinante comunque. Così che lo sei. Sei straordinariamente bello. Quando vado in discoteca e vedo tutte quelle giovani stupende, ho la sensazione che la vita sia passata oltre, lasciandomi indietro. Mi sento un rudere. Ma sei pazza. Quelle ragazze non hanno la sua classe. Sono seguita a parlare, mi ridai la vita, sai. Mi affliggo un tal contesto di inferiorità. Ehi, te la stai cavando niente male, figlio. Adesso bacia. Per favore. Hai creato tutte le premesse magnificamente. Non manca il coraggio. Avanti, diglielo ancora che è bellissimo. Ma io non ho appena detto. Ripetilo.
sai, sei davvero una delle più belle ragazze che io abbia mai conosciuto. Non so cosa risponderti. Su serio, bellissima, fantastica, stupenda, meravigliosa. Ora il terreno è pronto. Era da un pezzo che nessuno mi diceva così. Li sono fatti più vicini. Quanti? A portata di labbra. È molto vicino. Muoviti. Adesso? Adesso dille che mette in moto in te qualcosa che tu non riesci a controllare. Ma scherzi. Avanti. Ma hai detto da me sono questo originale. Le piacerà. E come Fred Astaire che fa con figurone, io la figura del genticello. Lascialo fuori, Fred Astaire, e digli qualcosa. Sto così bene in tua compagnia. Io? Così va bene, no? Non me la stia usare la battuta di quelli che mette in moto in me. La cavi bene, figlio. La devo dire che ha gli occhi più irresistibili che tu abbia mai visto. Tu gli occhi più. Tu hai gli occhi. Tu hai più occhi di chiunque altro. Mi trema la mano. E perché mi sei vicina? Ah no. Dille così. E perché mi sei vicina? Tu lo sai sempre quello che dici, vero? Adesso dille che tu di donne le hai conosciute tante, ma che lei è qualcosa di realmente diverso. No, no, guarda questa non se la bevo. Prova. Di donne ne ho conosciute tante. Ma tu sei qualcosa di realmente diverso. Davvero? La bevuta. Beh, adesso mettile un braccio intorno alle spalle e stringila. No, 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 questo no. Avanti, mettile un braccio intorno alle spalle. No, ho detto no. Sprigati. Beh, adesso stai pronto alla grande mossa e segui esattamente le mie istruzioni. Ti avevo avvertito di lasciare in pace il mio ex marito. Credo che sia ora di mettere sulle bistecche. Venga, i tuoi occhi sono come due bistecche alzate. Oddio, oddio no, oddio la lampada. Lascia stare, ti non devi. No, insisto per ripagarti la lampada. Lascia stare, amore. No, sul serio, devi accettare almeno 10 dollari. Lascia stare quella merda lampada, dammi 5 dollari, siamo fatti. No, alla no. Non era un vero e proprio bacio, un bacio platonico era, mica un vero e proprio bacio. È meglio che me ne vada. Tu sei, è meglio che vada. Ti prego, poi mi passa. Mi sono saltato addosso. Ma che mi hai preso? Una bestia, ecco quello che sono, una bestia feroce. Dillo a tutta te che è in preda al panico, ormai una volta a casa sarebbe in esteria. Ma mi va dritto alla polizia per uccidermi. Oh, che idiota sono stato a mettermi in una semplice impresa. Io non sono il trivocati, io non sarò mai il trivocati. Oh Dio, che gli dico a Dick? Dovrei essere assunto come eunuco alla corte di un sultano. Hai detto che mi ami. Fontainebleau sarà meravigliosa. No, no, non chiedetemelo, Marcel. Oh, Marcel, che sarà di noi?
importa? Riflettete troppo, cara. Avete ragione, lasciamoci andare alla deriva, duri quello che duri. Una fiammata e basta. Oh, Marcel, ditemi qualcosa di carino. Oh, cucciolotta, vorrei essere moneta spicciola per trovarmi tra le vostre dita. Adulatore, baciatemi. Ho avuto commercio con diverse creature, ma non le ho mai amate, ora una tale nausea di donne, di signorine, tale signore di vierge. Oh, se quelle signorine vi danno la nausea, c'è da pensare che sia una piacevole nausea, quindi si incontra sempre con loro. Sapete bene che non mi curo delle donne da quando vi adoro, gli altri. Oh, mi siete curato abbastanza di Ariette Blonde l'altra sera. No, affatto. Che vi dicevano così importanti? Non facevate altro che guardarvi chiacchierare e ridere? Ho riso? Sì, l'ho notato perfino Moutier. Tiè! Farebbe meglio occuparsi degli affari suoi, Moutier. Tiè! Che cosa intendete dire? Ebbene sì, siete state anche voi molto civetta. Ma piano, piano, Marcello, svegliate la bambina. Non me ne importa nulla. Mamma! Ecco, siete contenti. Avete svegliato la piccola. Dormi, Natasha. Oh, Marcello, perché litigare? Non abbiamo che qualche ora. Avete ragione, assolvetemi. Marcello. Mamma! Prendi la bambola e dormi, Natasha. Non lo so, non mamma. Mamma. Ma scusate, 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 Marcel. E di nuovo la bambina. La finisci di piangere, sì o no? Ah, scusate, 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 Marcel. Sono così inquieta per la bambina. La piccola tossisce, ha la febbre, ha la coda tutta arrossata. Oh, Marcel, noi dobbiamo dirci addio. Oh, qual tormento, Claudine. Spiegatemi una buona volta. Ebbene, sì, 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 Marcel. Lasceremo Parigi per sempre. Mio marito, ora riconducci a Mosca. Ha letto sulla stampa che si vende il giardino dei ciliegi e vuole comprarlo. Ho ragione di credere. E sbrigate le ultime faccende. Partire per la Russia. No! Non permetterò che voi partiate, lasciate il vostro marito. Non l'avete mai avuto. No, 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 non è vero. No, non è vero, sì, è più giusto. No, non è vero. La verità, vedete, mio caro, è che io non ho mai avuto fortuna nella vita. Da piccola, la mamma mi picchiava sempre, con la scusa che facevo chiasso. In negozio, tutti mi prendevano in giro perché non avevo innamorato. E a me, quando metto un ridicolo, non so proprio che cosa rispondo. Mi viene da piangere. Eccolo, vedete? Mi commuovo anche adesso. Dio, sono tutta emozionata. E così mi lasciai prendere da lui, come da cucina. Mi lasciavo prendere i miei giocattolini, la mia merendina, i miei sorrisini. Non ho mai saputo difendermi. Oh, Marcello, all'inizio sono stata felice con lui. Poi si sa, le cose col tempo cambiano. Ho sempre più dovuto occuparmi della casa, della famiglia. Fai questo e quell'altro, e lava, e stendi, e stile, e pulisci. E preparare la merenda per la figlia che va a scuola. E quella la pisce, e quella la canta, non ce la faccio più! Mamma! Dormi! Basta, Claudine, ti scongiuro ancora una volta. Fuggiamo insieme e diciamo... Ascoltaci, oh signore. Ascoltaci, oh signore. No, Claudine! Marcello, mio marito potrebbe arrivare da un momento all'altro. Marcello! Cielo! Mio marito! Allora è vero!
Sei in casa? Ma certamente, caro! Allora lo vedi che avevo ragione io. Evaristo il giorno in testa diceva che era all'opera. Invece sei qui. Il è fu, il è bizarro. È bizzarro. È strano. Buonasera. Buonasera. Oh, fai sto tempo, porco di Satanasso, chiedo stui che cosa ci fa quest'ora in casa mia? Forse egli sospetta. Allora rispondete! Bisogna che ne inventi una delle mie. Rino, caro. Che schifosta sette mesi! Che cosa succede in questa casa? Oh, che sta accadendo in questa abitazione? Me l'ho usato? Beh, che è? Gradini, e lo sconosciuto che c'è in mia senza confessa! Ma no, di certo, mio caro! Chissà se ha capito che siamo amanti? Chissà se ha capito che siamo amanti. Ho capito sì che siete amanti. Ho capito? Ma allora si sente? Si sento. Mi sentite bene? Ma sappiamo bene anche da qui passo. Ricevuto? Passo. Vela uno, vela due, sono ascolto, passo. Gatta in amore attende istruzioni, passo. Lupacchiotto beccato sul fatto, Roger. Ricevuto, qui barone ci domani la foglia. Passo. Passo. Chip. Vedo. Ha visto. Fiori. Passo. Passo. Donna. Scopa. Scopa. Chi? Tu scopa mia moglie. Americano! Yeah! Oh. Oh, sono così contenta che mi siate... Come corri, mia cara! Eccolo! Ascolta cosa dice questa lettera anonima! È un puntiglioso ritratto della situazione! Seguitemi! Barocco! Vostra moglie Claudine riceve puntualmente la titolo sconosciuto! Ma! Non disperate! Essere con lui anche aspetti gradevoli! Già che, come dice Robert, le femme sono des animaux très bizarres! Claudine è uno sconosciuto che riceve senza confessa! Insomma, io mi basta, smettila di urlare come un peacottaro! Ora lo cucinerà a dovere. Continui a chiedermi che cosa ci fa a quest'ora un uomo in casa mia. E non ti sei accorto che il barone del salone è qui con sua moglie? Sua moglie? Ma certamente, caro! Madame ha passato con noi tutta la serata. È più di un'ora che ti stiamo aspettando. Avanti, tesoro, porgile i tuoi saluti. Yuri Vasilich, ho l'onore di presentarvi mia moglie... Jasmine. Coraggio, tesoro, porgile i tuoi saluti. Mio omaggio... Ma no, ma immagini che madame è là. Là. È là. Il mio omaggio. Oh, stupendo, sediamoci tutti quanti, adesso facciamo. Yuri tesoro la sedia a madame, ma falla accomodare, caro. Ah, stupendo. E adesso facciamo una bella conversazione. Siamo stati all'opera giovedì sera e alla fine del... era venerdì sera. Hai ragione, cara. Scusa. E alla fine del primo tempo, nel foyer del teatro... Alla fine del secondo tempo, si capisce. E alla fine del secondo tempo abbiamo incontrato... Tesoro, per cortesia. Abbiamo incontrato... Tesoro. Se devi interrompermi continuamente, raccontala tu. Ridi, caro. Ma come ridi? Ridi! Quindi tutti ora sanno che è becco! A proposito, caro, perché non offri da bere ai nostri ospiti? Sì, certo, caro. Oh, bravo! Non verrà anche la signora? Ma certamente, caro! E come no? Che cosa desideri bere, cara? Ecco, sì. Lo stesso anche per me, grazie. Tesoro, per me senza ghiaccio, grazie. Madonna, ma dove acquista i suoi gioielli? I suoi orecchini sono favolosi. Non ho capito cosa bevi la signora. La stessa cosa che beviamo noi, caro. Mi diceva? Ah, Boulevard Saint-Étienne, sì. Subito dopo l'Arc de Triomphe. E il gioielliere? Cognac. Mi aspetti, lo conosco, deve essere... Whisky? No, whisky. Graffa? No. Rum? No. Anisetto? No. Amaretto? No. Di quante lettere è? 8. Con l'H finale? Vermo. Oh, bravo! Ma vedi che ti applichi, sei bravo! Ma siete un po'! Ecco, non c'è niente. Cosa c'è? Prima non riuscivo a capire quello che ti scappa la pipì. Devi fare la pipì.
Dimmelo se ti scappa, eh. Sì, ma lo dici prima di farla, però non come ieri che l'hai detto dopo della fatta. Sporcaccione, lo sai, eh. È in città che sono stata l'altro giorno. È un oggetto veramente, grazie caro, è un oggetto veramente delizioso. E quello che l'ho regalato per il giorno del nostro anniversario. Oh, quello, e ti l'avrei giurato. E signori, tu non mi fai mai di questi regali così, così preziosi, ecco. Oh, e metto in dubbio che tu abbia tante altre qualità, ma quando si tratta di fare per... E sapere che tua moglie è là davanti al focolare e che non aspetta che te, e che la tua bimba è di là che gioca con la bambola che le ha appena regalato. Beh, questi sono i principi fondamentali della famiglia, mi creda, signor. Perché dove la famiglia, amore? Yuri, tesoro, madame sta andando via. Non la vuoi accompagnare? Sta già andando via. Ma certamente, caro, forza. Vengo, madame. Ma no, ma tesoro, madame c'è la porta, su. Come corrono queste baronesse? Prego, madame. Addio!